Ora passiamo dall'1 al 2, essere coppia. Cos'è essere uno in due? Tutto ciò che ci diremo, come mi è piaciuto dire fin dalla presentazione di questo percorso, è che noi possiamo fare un'estensione di tutto quello che scopriremo come strumenti evolutivi della coppia d'amore, amorosa, possono essere estesi anche ad altre coppie, ma se sono coppie che noi vogliamo rendere evolute, evolutive. Allora, coppie di amici, di collaboratori, di fratelli, di parenti, atleti, artisti, eccetera, eccetera. Qualunque coppia di persone può divenire coppia evolutiva, cioè capace di massimizzare il potenziale magico spirituale dell'incontro tra due differenti talenti. Di questo si tratta. Qualunque cosa dobbiamo fare, un viaggio, una conversazione, è sempre una grande sfida di coppia, spessissimo. I rapporti sono sempre in diade. Poi la triplice di arrivare alla triade, alla moltitudine, là ci perdiamo e non siamo mai stati uno. Prima dobbiamo essere uno, poi dobbiamo imparare a essere due e sfuggiamo. Poi possiamo costruire il tre, il quattro e i molti, la comunità. Ancora, avevamo visto l'altra volta, le richiamiamo, no? A seconda delle coppie, che tipo di sessualità può derivarne, o delle qualità delle coppie, oppure a seconda della qualità della sessualità, che tipo di coppia si può generare, no? Quindi sessualità divina, umana, animale. Bene, diciamo che al primo livello possiamo dire che sono le coppie che si uniscono per bisogno. Al secondo livello, dove c'è una sessualità, diciamo, funzionale, accettabile, e sono le coppie che si uniscono per desiderio. E poi ci sono delle coppie che si uniscono per unirsi, per unione. Ok, vediamole un altro po', vediamo, facciamo un altro passetto di approfondimento. Quali sono le coppie per bisogno? Quelle che ricercano sicurezza, protezione, servizi, ruoli, posizioni sociali, compagnia, proseguimento di linea di sangue. Sono legate a uno stato di coscienza molto basso, che si preoccupa della sopravvivenza. Quindi sono coppie per bisogno emotivo, bisogno sociale, bisogno economico, bisogno fisico. Coppia per desiderio. Già qua c'è la parola amore che va e viene, c'è l'innamoramento, il desiderare qualcosa insieme, no? Magari fugace, disordinato, volatile, non lo so. Però intanto però sono segni di emancipazione, di evoluzione. Scusate che qua. Di capacità di immaginare e sognare insieme, di progettare, di sviluppare eroticità con gli altri, con il mondo, con il proprio partner, cioè vuol dire vitalità, scambio denso, no, di emozioni, di risonanze. Ecco, coppie così sono coppie che possono sperimentare molte esperienze, ma spesso in loop. Quindi non riescono neanche ad aprire molto lo sguardo sulle esperienze perché rimangono impigliate in vari cicli, in vari loop, agganciati proprio a desiderio, attaccamento, paure legate a questa roba qui. E noi abbiamo quindi un desiderio che da egoico, comprensibile, però passiamo a un desiderio animico e la coppia là diventa un po' diversa perché spostando la propria attenzione, i propri sogni, qualcosa di più divino e spirituale, allora lì si auspica in coppia a essere uniti nel divino, a fare accordi per il cammino in questa vita e anche oltre vita. E questo è uno stato di illuminazione. Quindi vedete, è uno stato di sopravvivenza in cui ci congeliamo nelle coppie, oppure ci sono degli stati di coppia in cui ci stiamo evolvendo, ma non abbiamo ancora sposato la nostra strada, e poi a un certo punto c'è la volontà di creare uno stato di illuminazione. Pensate che questa roba qui non si possa applicare tra amici o tra collaboratori? Se io prendo un collaboratore e dico adesso voi due fate questa cosa insieme, che prima si potevano scannare, e io invece li ho messi, ho fatto una coppia
sono coppie per bisogno, c'è un bisogno perché stanno lavorando, c'è il capo che gli ha detto che devono fare coppia e quindi all'inizio stanno in termini di sopravvivenza e hanno tutte le energie basse e vivono la coppia in quel modo lì. Se a un certo punto però vogliono evolvere, allora possono decidere di mettere, di entrare nell'energia del desiderio, del sogno comune, un po' della follia, del progetto, della creatività. E lì non è ancora illuminazione, ma è emancipazione, evoluzione. Dopodiché si possono ricordare di poter fare qualcosa in più, che l'opera che stanno facendo è un'opera di co-creazione universale. Perché non c'è un gesto, e figuriamoci quindi un'opera, un quadro, una canzone che esce fuori dal tuo talento, che non incide come informazione, che non si irradia nel cosmo. Quindi già che ogni cosa che io faccio come persona, come talento, vorrei fosse un messaggio illuminante, di luce, per il cosmo o per chi mi intercetterà. Quindi io faccio un'operazione di coppia alchemica con un collaboratore, sperando che quello che io sto facendo, no, sperando, mettendo l'intento, che quello che noi stiamo facendo insieme possa andare a toccare altre anime, per esempio. Sono scelte. Nelle coppie per desiderio noi possiamo incontrare o costruire rapporti con anime compagne, fiamme e fiamme gemelle. Non stiamo qui a spiegare la differenza adesso, perché c'è un momento apposito, come vedete ve lo introduco pian piano. Nella coppia per unione si parla di anime gemelle, ok? Che non è un colpo di culo. No, perché è vero che c'è un aspetto di risonanza, che quindi qualcosa che ci arriva, ma proprio perché c'è risonanza c'era qualcosa che, un messaggio che partiva, questo ci siamo detto, che dobbiamo affinare cosa lanciamo nell'etere, perché se no cosa vuoi che ci arrivi? Ma non ci arriva soltanto, la costruiamo. L'anima gemella viene costruita e di questo ne parliamo, ok? Quindi vi tolgo un po' quest'idea del destino delle anime gemelle che non si trovano dove stanno. Quindi rimandiamo un attimo.